Un amico comune mi ha detto: guarda, ho fatto giocare il figlio di Sonego, è un bambino molto portato, mi piacerebbe lo vedessi. Sì, diciamo che sono partito pensando di fare una bella esperienza e di divertirmi perché era il mio primo slam e quindi non mi aspettavo niente. E ho pensato solo ad allenarmi bene prima di arrivare a questo appuntamento e a dare tutto quello che avevo, poi è andata come è andata, non mi aspettavo niente e forse quello che mi ha salvato è pensare solo a divertirmi. Gli altri magari giocavano con più pressione, io non ne ho avuta e quindi ho fatto il massimo e ho giocato delle partite buonissime. Ho mai visto così tanti giocatori di livello tutti insieme, è stata un'esperienza bellissima, parlare con loro, confrontarmi con loro, allenarmi con loro mi ha fatto crescere molto. La foto con la scarpa lacerata è stata presa dopo la partita con Safot e a furia di fare scivolate, a correre come un pazzo a destra e a sinistra, ho distrutto le scarpe e niente, quella è stata un po' la foto ricordo più importante di quella storia d'Open. Sì, dopo aver mancato 5 occasioni così importanti, 5 match point, sono andato in bagno e ho pensato adesso è dura, però sono 2-7-1 avanti io, quindi è lui che c'ha tutto da perdere, io sono sempre avanti, devo continuare a giocare così, tranquillo, e riprendere. Poi il mio allenatore mi ha aiutato tanto, mi ha fatto stare lì con la testa e niente, il primo punto subito dopo avevo dimenticato già tutto. Diciamo il ricordo più bello è quel match point con cui ho chiuso finalmente la partita contro Ase. È stata un'emozione incredibile perché dopo tutte quelle occasioni non me l'aspettavo e quello me lo porterò sempre. Contro Gasquet è stata una partita difficile perché lui ha esperienza, fisicamente è buonissimo, può stare in campo 4 ore senza mai stancarsi. Io invece arrivavo da partite molto dure, c'erano 40 gradi, quindi erano condizioni molto difficili, il campo era diverso, era più grosso, erano situazioni nuove per me e niente, lui è stato bravissimo, ha fatto una partita perfetta e io non sono riuscito a stare dietro. C'era della stoffa in questo ragazzino, aveva delle doti naturali di grande coordinazione, di un grande senso del rimbalzo. Ho puntato tantissimo sul lavoro tecnico perché appunto la dote della grinta e della voglia di vincere era innata. Spero di giocare tutti gli slam,
almeno nelle qualificazioni, e diciamo entrare in tabellone a Wimbledon sarebbe il mio sogno, e poi arrivare più in alto possibile, ma nei top 50 sarebbe un bel salto, diciamo.